Domenica 17 aprile saranno poco più di 51 milioni gli italiani che in Italia e all'estero saranno chiamati a votare in merito al referendum abrogativo. I cittadini dovranno esprimersi sull'attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro le 12 miglia marine dalla costa, circa 22 chilometri. I cittadini potranno esprimersi barrando la casella sì o no e potranno così decidere se consentire agli impianti già esistenti entro la fascia costiera di continuare l'estrazione di idrocarburi. Votare sì significa bloccare ogni eventuale rinnovo dei contratti, votare no significa continuare con l'attuale sistema. Si vota domenica 17 aprile dalle 7 alle 23. Affinché il referendum sia valido è necessario raggiungere il quorum del 50% più un votante. Da qualche settimana ce ne stiamo occupando informando i cittadini sia sul fronte delle ragioni del sì che delle ragioni del no. Oggi ulteriore approfondimento sulle ragioni del no. Se dovesse vincere il sì perderemmo il monitoraggio dei pozzi, dicono, a vantaggio di chi vive sulla costa adriatica di fronte a noi. Che cosa succederà? Che noi chiudiamo i pozzi. I croati che stanno lì con gli impianti, stanno ai confini delle acque territoriali italiane, con la tecnica della perforazione obliqua, abbandonando i pozzi, noi non avremo più il monitoraggio del pozzo, perché l'azienda, qualsiasi azienda, non ha più interesse a tenere personale, a spendere soldi per controllare che cosa? Che non si rubano un bene che nessuno vuole? L'aspetto quindi è occupazionale, è sicuramente una perdita di una possibilità, ma potrebbe come ultima ipotesi, poi chiudiamo, esserci addirittura anche un aumento delle bollette energetiche. Se noi dovessimo malauguratamente approvare questo referendum, il danno per l'Italia sarebbe talmente alto, ma talmente alto, non solo sotto il profilo energetico, ma sotto il profilo delle prossime generazioni. Quindi chi professa un futuro migliore per i propri figli perché si chiude la bombola del gas è un delinquente, io la metto in questi termini. È un vero e proprio atto di delinquenza, perché prima di fare un passaggio del genere bisogna creare le alternative che non ci sono in questo momento.